Conclusa la mezzanotte la campagna elettorale, oggi è la giornata del silenzio dedicata alla riflessione, poi domani si va alle urne per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Sono 73 i seggi che spettano l'Italia, ai quali se ne aggiungeranno altri 3 quando il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Ciascun elettore riceverà una sola scheda, che sarà di colore diverso per ciascuna delle 5 circoscrizioni. In Sicilia e Sardegna, circoscrizione insulare, la scheda sarà di colore rosa. Si vota barrando il simbolo della lista, accanto al quale si possono esprimere da 1 a 3 preferenze, facendo però attenzione che siano di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Ricordiamo che per esercitare il diritto di voto bisogna presentarsi alla sezione elettorale di appartenenza muniti di documento d'identità in corso di validità e di tessera elettorale. Anche oggi l'ufficio elettorale del comune in via San Metodio sarà aperto dalle 8:30 alle ore 19, mentre domani osserverà l'orario 7:23. A tal proposito, dal comune raccomandano a tutti i cittadini elettori di verificare se la propria tessera elettorale abbia ancora spazi sufficienti per la posizione del timbro. In caso contrario, è possibile richiederne una nuova recandosi presso l'ufficio elettorale. Stesso discorso per coloro i quali hanno smarrito la tessera o, avendo cambiato indirizzo, non hanno ancora ricevuto il tagliando adesivo con i dati aggiornati. L'ufficio elettorale di via San Metodio è anche a disposizione di chi, avendo compiuto da poco il 18° anno o avendo cambiato di recente la residenza, è sprovvisto della tessera. Ricordiamo infine che si vota solo nella giornata di domani, domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23. Subito dopo avranno inizio le operazioni di spoglio delle schede.